Ciao a tutti, mettiamo sulla ruota, sblocchiamo il mandrino, andiamo su la ruota. Vi consiglio di acquistare anche il sollevatore, perché non avete una ruota così pesante. Aiuto! Ruotata, cerchio in lega, andiamo a fare un doppio tasteggio all'interno. In questo caso la macchina vi mostra già le dimensioni e abbassiamo. Quando finisce il lancio mostra il valore di squilibrio. Ovviamente se noi abbiamo tutta la striscia verde illuminata vuol dire che dovremmo applicare il peso a ore 12, invece se vogliamo applicarlo a ore 6 si deve accendere un solo LED al centro. E vediamo che compare. La luce LED e il laser che ci consente di applicare il peso a ore 6. Per il peso esterno la stessa cosa, quando siamo nella posizione LED verde acceso centrale possiamo applicare il peso a ore 6, quindi andremo a applicare il peso. La linea laser stia nel mezzo del peso. Parte in automatico il lancio e la ruota è equilibrata. Cerchio in ferro, cono, cerchio, bloccaggio. Facciamo un solo tasteggio all'interno. Viene visualizzata la dimensione, questo è il simbolo del sonar, basta abbassare e la terza dimensione che è la larghezza ce la dà il sonar. I LED si devono accendere tutti. Tocchiamo il primo peso, possiamo frenare la ruota che non si muove e applichiamo il secondo peso. Stesso modo freniamo quando siamo nella posizione corretta e applichiamo il peso, abbassiamo e la ruota è equilibrata. Blocchiamo la ruota, grazie, alla prossima.